Bene, sono le 17:05 e direi che possiamo cominciare. Intanto buon pomeriggio a tutti e grazie della partecipazione, grazie di essere presente e di dedicarci un po' del vostro tempo. Quello di oggi è il primo di un ciclo di webinar che DTEDI ha pensato di organizzare in collaborazione con IP4FVG. IP4FVG è il Digital Innovation Hub della Regione Friuli Venezia Giulia e poi vi racconto alcune cose. E anche di questo. Ringrazio innanzitutto i relatori e gli speaker di quest'oggi che sono componenti dell'azienda Molo 17, in particolare Daniele Angeli, Marco Cosatto e Matteo Sist. E ringrazio in modo particolare anche Marco Livotto, Innovation Manager del Polo Tecnologico di Pordenone, che mi aiuterà in questa giornata facendo alcune domande e moderando l'incontro di. E due parole su DTEDI, per chi non ci conoscesse, siamo nati nel 2009 come distretto delle tecnologie digitali dei comuni di Udine, Tavagnacco e Reana del Royale e dal 2016 siamo stati indicati dalla Regione Friuli Venezia Giulia come l'ente gestore del cluster delle tecnologie digitali, del mondo ICT regionale. E cosa significa? Significa che abbiamo il compito di fare attività di sensibilizzazione sul tema del digitale, di fare attività di divulgazione, attività di networking e animazione del cluster e siamo punto di contatto del mondo ICT con gli uffici regionali, con la Regione Friuli Venezia Giulia. E citavo prima il Digital Innovation Hub regionale, IP4FVG, che sta per Industry Platform for FVG, è un partenariato pubblico-privato che conta più di 25 partner tra i poli tecnologici, i cluster regionali, i parchi scientifici, le Confindustrie e tutta un'altra serie di partner. L'obiettivo che ci si è dati con questo progetto è quello di aiutare e agevolare la trasformazione digitale dell'economia regionale. Come lo si fa? Lo si fa con interventi come quello di oggi, lo si fa con attività di accompagnamento e di valutazione di quello che è il grado di digitalizzazione delle imprese manifatturiere, lo si fa mettendo in contatto le imprese ICT con chi poi ne ha necessità e quindi le imprese che hanno esigenze di questo tipo. E IP4FVG si articola in quattro nodi, vedete nella presentazione i quattro punti territoriali che diventeranno dei living lab, dei laboratori in cui toccare con mano le tecnologie abilitanti per l'industria 4.0 e per chi naturalmente avesse bisogno di approfondire o volontà di approfondire rimandiamo poi al sito web www.ip4fvg.it. Un'ultima cosa prima di lasciare la parola a Marco Olivotto, questa attività di mappatura delle aziende ICT e di Tedi assieme ai partner di IP4, assieme ad Aresense Park, e sta facendo, ha fatto negli scorsi mesi, sta continuando a fare un'attività di conoscenza più approfondita di quelle che sono le competenze ICT regionali, inizialmente rispondendo ad un questionario che si trova a questo link e poi facendo delle interviste un po' più approfondite per capire quali sono le competenze, le tecnologie sviluppate e i casi d'uso che ci sono. Quello di oggi è uno di questi, è un risultato di una di queste interviste. Molo 17 presenterà una propria soluzione, affronteremo il tema dello smart working, però è riduttivo parlare di smart working in questo caso. Non mi dilungo oltre, lascio la parola a Marco per la sua introduzione. Grazie Francesco. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Grazie anche a Daniele Angeli e a tutto il suo team di Molo 17 che questa sera è qua con noi. Parleremo infatti di strumenti agili e smart per la gestione digitale e la digitalizzazione dei processi aziendali, che io dico è il vero smart working, che anche oltre al remote working, che è quello che molti di noi fortunatamente o sfortunatamente sono trovati a fare in questo momento, perché è molto più, diciamo, profondo come concetto
e soprattutto non è basato solamente nell'uso di un webinar o nell'uso di Skype e fare una riunione fisica piuttosto che virtuale. Ha un impatto sicuramente per quanto riguarda il modello organizzativo e sicuramente ha un impatto dal punto di vista delle tecnologie che vengono usate. Io dico sempre, lo uso anche come esempio proprio sul personale, quando c'è stata questa emergenza, purtroppo abbiamo potuto fortunatamente continuare a lavorare in remote working, ma alla base c'è stata, con dei tools che ci supportavano a fare questo, ma ci siamo accorti come subito l'aspetto organizzativo fosse importante come scelta a monte, ad esempio in alcune funzioni in cui non era stato deciso di utilizzare dei laptop, ovvero dei computer portatili, ma o dei tools dentro il livello di software o il computer stesso era desktop, e quindi tutto quello che si poteva fare smart veniva impossibilitato farlo perché a monte non ci fu fatta una scelta organizzativa che prevedeva, in caso di emergenza o di situazione particolare, la possibilità di avere digitalizzato quella fase. E quindi sono due aspetti assolutamente importanti. Molo 17 è un'azienda che conosciamo molto bene, è anche un'azienda insediata al Polo, col quale abbiamo diversi ambiti di collaborazione e di scambio reciproco. E avevo piacere questa sera di introdurre Daniele, che è il titolare, Daniele Angeli, che è il titolare dell'azienda, chiedendo per loro, che sono un'azienda nativa digitale, e quindi io dico soprattutto forse anche è più facile per loro, come hanno vissuto lo smart working e come un'azienda digitale interpreta lo smart working dal punto di vista prettamente organizzativo, per poi magari passare anche e vediamo cosa ci raccontano dal punto di vista tecnologico e di tools, come fanno questo. Daniele, ci sei? Certo, ciao Marco, grazie ciao per questa introduzione e buonasera a tutti. Vi racconto un po' il nostro percorso. Molo 17 è una software house che realizza progetti software tailor made, quindi degli abiti su misura fatti da esperti sartoriali. E questo lo facciamo con un nostro processo di sviluppo agile, collaudato, è una metodologia rigorosa che seguiamo in tutte quelle che sono le fasi di coinvolgimento di quelli che sono i nostri partner e i clienti che ci scelgono, ovvero realizziamo questo software incentrato sull'utente. I clienti che ci hanno scelto fino ad oggi sono clienti di calibro internazionale, difatti noi, pur essendo molto giovani, nati dal 2012, abbiamo un respiro internazionale e collaboriamo con aziende di tutto rispetto. Ci hanno scelto aziende di diversi settori, infatti abbiamo una trasversalità nel nostro offering che ci permette di toccare soluzioni in ambito industriale, IoT, bancario, aziende dell'entertainment, ma siamo molto presenti anche in settore medicale, che è una tematica oggi di cui siamo molto molto sensibili, e settore anche della mobilità e nel retail. Ecco che comunque, per rispondere Marco alla tua domanda, introduco il fattore che ci ha, diciamo, fatto spingere verso l'abbraccio a una, diciamo, tipologia di lavoro distribuito, quindi uno smart working vero e proprio. Noi siamo un team di 30 persone oggi, operiamo in provincia di Pordenone per la maggior parte, ma dal 2016 abbiamo dovuto prendere una decisione che principalmente si basa su un cambio di mentalità. Siamo passati da un approccio daniele-centrico, quindi il classico approccio tutto incentrato sul titolare, a un approccio distribuito manageriale. Abbiamo deciso di assumere alcuni manager in azienda e questo ci ha permesso di scalare fino ad arrivare appunto a dove siamo oggi e crescere come azienda. Ovviamente le competenze nel pordenonese, come sappiamo tutti, non sono infinite. Le scuole sfornano un determinato numero di talenti ogni giorno e ogni anno. Quindi per poter accedere a nuovi professionisti abbiamo deciso di abbracciare persone che sono oltre il confine del Friuli, ma anche semplicemente oltre il confine della provincia. Sempre più sono i giovani che non hanno un mezzo di trasporto proprio, ma magari ricorrono a una mobilità un po' più liquida, diciamo così. Quindi per accedere a questi nuovi talenti abbiamo dovuto cambiare radicalmente gli strumenti che utilizziamo ogni giorno, e Marco, il mio collega, ci racconterà cosa abbiamo fatto in particolare per poter dotarci di questo tipo di approccio.
Anche però abbiamo avuto diversi clienti che ci dicevano: ma perché non aprite una sede in Lombardia, a Milano, dove ovviamente operiamo con clienti del settore bancario? Ecco che anche questa opportunità da cogliere non era da sottovalutare. Infatti abbiamo fatto delle assunzioni mirate anche vicino ai nostri clienti per poter dire: non ho una sede fisica, ma perché non mi serve? Io lavoro bene anche da remoto. Quindi al cliente della banca milanese abbiamo dato una delle nostre persone che abitava, guarda caso, proprio nella provincia di Milano. Quindi queste scelte ci hanno portato ad abbracciare questo tipo di approccio. Ma voglio raccontarvi lo smart working parlando di che cosa non è lo smart working, che forse è più facile. Lo faccio perché? Perché è importante sfatare alcuni miti e magari anche questo può aiutare alcuni tra il pubblico. Lo smart working principalmente, ho imparato anch'io, non è un tool, non lo compro al supermercato, non è Skype, non è Zoom, non è Google Meet. Quindi non essendo un tool propriamente, che cosa può essere definito come smart working? Magari si può pensare anche che lo smart working sia dedicato soltanto ad alcune aziende. È più facile per un'azienda digitale, magari come la nostra, abbracciare questa tipologia di operatività. Sì, in parte è vero, magari abbiamo strumenti già subito pronti e siamo abili nello smanettare, come si suol dire, nel trovare delle soluzioni agili. Certo che comunque molte aziende, oltre che quelle del settore informatico, possono abbracciare questa tipologia di operatività. E sono convinto perché? Perché lo smart working, ho imparato anch'io, essere qualcosa di ben oltre il mero strumento con il quale accedo al lavoro. Che cos'è di fatto, secondo il mio paradigma, lo smart working? È un cambio di mentalità soprattutto, è un cambio di organizzazione, di paradigma organizzativo. Passo dal controllare la volontà di verificare lo stato di avanzamento del lavoro che svolgono le nostre risorse in azienda, magari scrutando il loro avanzamento lato monitor dalle loro spalle, piuttosto che verificare la macchinetta del caffè, da cambiare questo approccio andando su un approccio basato sulla fiducia, quindi il trust vero e proprio tra l'imprenditore, i manager, le risorse che la svolgono il lavoro per il nostro conto. Ovviamente adottando strumenti collaborativi sempre di più, delle board, degli strumenti che mi permettono di pianificare le attività, di schedularle. E tutto questo deve essere volto alla condivisione della conoscenza. Non possiamo pensare di gestire un approccio smart e quindi un lavoro un po' più liquido, più fluido, dislocato in diverse parti del mondo, se non condividiamo la conoscenza che noi abbiamo dei processi, dei tool, del saper fare, con anche tutte le nostre risorse chiave che devono svolgere le mansioni in azienda. Ovviamente il lavoro obiettivi aiuta moltissimo. Scusate il tempo tecnico di riattivare il microfono. Grazie Daniele, grazie che non hai parlato solamente di tecnologia. Io non sono un tecnico e quindi se avessi parlato di tecnologia sarebbe stato più difficile seguirti, ma hai parlato di scelte e appunto di strategia, perciò di come un'azienda, di perché un'azienda e di come un'azienda può intraprendere questo modello. Che però non è fatto solamente di scelte, poi quando locali in una realtà, anche se digitale, questo qua si deve portare dietro dei tools e delle, io dico, non la chiave inglese, ma qualcosa di digitale, ma analogo, che ti permette poi di fare le cose e di seguirlo, proprio perché non è che lavoro smart o agile è in creatività, non siamo degli artisti, esatto. Ma io dico, è un lavoro intelligente, con degli strumenti di gestione e di controllo intelligente. Questo che lo rende percorribile come strumento e come nuovo modello organizzativo, che probabilmente si protrarrà moltissimo anche dopo è terminata la fase emergenziale contingente. Quindi la domanda che vorrei farti è: ma dal punto di vista tecnologico, di tools, di strumenti, un'azienda digitale come voi è comunque in ogni azienda, anche se manifatturiera, una parte puramente digitale, cioè quella fuori dallo shop floor, esiste. Come può implementare questo tipo di lavoro e di modalità organizzativa?
Dici bene, Marco. Ho il piacere di avere qui con me il mio collega Marco, che è uno dei responsabili e fautori di tutte queste tecnologie che vengono connesse e ci rendono connessi ogni giorno. Marco, a te la parola che ci racconti come questo avviene in Molo. Grazie. Grazie, Daniele. Vediamo se riesco a prendere il controllo della slide. Tu sei anche un hacker, perciò sei pericoloso di tuo. Ok, allora la prima cosa, la cosa più importante è che questa è un'azienda molto particolare, molto fluida, che utilizza dei paradigmi che non sono quelli classici. Per rispondere a queste esigenze abbiamo dovuto trovare delle soluzioni atipiche e una di queste è che il nostro data center non abbiamo nemmeno un server in sede, il nostro data center è 100% cloud. E il paradigma di sicurezza che utilizziamo è quello che viene chiamato Zero Trust Security, cioè ci basiamo sull'identità dell'utente e non sui perimetri, come invece classicamente si fa. La logica di fondo che abbiamo utilizzato è stata quella di trattare tutti i dipendenti allo stesso modo. Tutti sono smart worker, non quelli che sono in sede e quelli che sono remoti, tutti sono smart worker. La sede è soltanto uno dei luoghi in cui si può esplicare lo smart working. In più, a conferma di quanto diceva Marco prima, tutta la nostra flotta aziendale è costituita da computer portatili e dispositivi mobili. Per farvi vedere, scusate, ecco, per farvi vedere un piccolo assaggio della nostra infrastruttura. Questo è un diagramma sommario di quello di come viviamo ogni giorno, degli strumenti, di come interagiscono gli strumenti con cui viviamo ogni giorno. Come potete vedere, ha due anime. Quando si parla di cloud, si parla principalmente di due, lasciando perdere le cose più nuove come il serverless, che pur utilizziamo nello sviluppo dei nostri applicativi, si parla di due modalità con cui si va in cloud. Una è l'Infrastructure as a Service, IaaS, che si riferisce fondamentalmente all'idea di noleggiare tempo macchina all'interno di un data center. Poi come io configuri queste macchine dipende, richiede comunque un'assistenza sistemistica. L'altra è invece quella legata agli applicativi in cloud, cioè al software as a service, quindi al software che gira su un'infrastruttura di cui noi non ci occupiamo, ma compriamo direttamente il software, già una licenza d'uso di quel software, e questa arriva con tutta l'infrastruttura su cui gira, che è astratta, diciamo, dal nostro punto di vista. La nostra preferenza, visto che la sistemistica non è il nostro core business, è quello di utilizzare software SaaS. Qual è nello specifico, quello che resta fuori da questo contesto SaaS è una piccola parte dell'infrastruttura, che contiene i classici server, il tipico gestionale, nel nostro caso il centralino è completamente cloud. Noi utilizziamo i telefoni mobili come client del centralino, tanto per fare un esempio. Come vedete in questa slide potete vedere come chi si trova, anche in questo caso, chi si trova all'interno della sede non ha un particolare punto di vantaggio rispetto a chi è completamente remoto. Il fatto che questa infrastruttura utilizzi un'altra modalità rispetto al resto degli applicativi, non implica che non possano essere in qualche maniera interfacciati, anzi, ci sono tutti gli elementi per poterlo fare. Nello specifico ci sono diverse interazioni e ad esempio per la gestione della consuntivazione e per il matching dei contatti che ci sono a gestionale con le chiamate entranti del centralino. Questa invece, che vedete qui, è l'infrastruttura, possiamo dire, l'interazione di tutti gli applicativi che noi utilizziamo come SaaS. Al centro, e quando vi parlavo appunto di identità dell'utente, utilizziamo come provider di autenticazione una singola fonte di verità che abbiamo deciso essere quella di G Suite. Qui noi abbiamo l'identità di tutti gli utenti, con i loro account, la possibilità di utilizzare autenticazione a due fattori, no? Con i codici rotanti oltre alla password.
tutti gli strumenti aziendali che abbiamo vengono collegati a quella fonte di autenticazione e io entrerò dentro uno strumento molto importante per noi come può essere Zoobooks, che utilizziamo per consuntivare le ore e avere la consuntivazione di progetto. Su questo è interfacciato Zoo Analytics, che va a creare una business, a creare metriche di business intelligence. Abbiamo uno strumento, anche un altro strumento fondamentale per noi, che è OnePassword. OnePassword è uno strumento che consente di scambiare quelli che sono i segreti tipici di un ufficio, come può essere la password comune che deve girare tra tutti per un certo particolare fornitore, che deve girare all'interno di un certo gruppo di utenti che hanno bisogno di fare questo tipo di acquisti. Come CRM utilizziamo HubSpot, anche questo, come dicevo, è interfacciato col centralino per tracciare tutti i movimenti, diciamo, di un lead o di un prospect, comprese le telefonate che vengono fatte. E molto importante, utilizziamo un MDM per gestire e analizzare costantemente la sicurezza degli endpoint, che sarebbero i nostri computer che noi ci portiamo a casa. Questa carrellata per dirvi che cosa? Un attimino, eccoci. Per dirvi che cosa? Che non dovete, avendo visto questa nuvola di strumenti, quello che può venire in mente è che sia una sorta di indiscriminata, che questa costituisca in qualche maniera una fonte indiscriminata di proliferazione di strumenti su strumenti. In realtà nel nostro modo di gestire lo strumento aziendale, questo viene sottoposto a una ferrea catena di approvazione sia a livello formale che a livello tecnico. E Daniele sa come io sono molto puntiglioso sulla sicurezza del singolo strumento e sulla sua compliance legale a seconda delle normative e del tipo di dato che deve trattare. Sicuramente avete il GDPR ormai ci ha fatto una testa così. E in più un'altra cosa molto, molto importante, diciamo, questo percorso culmina con l'aggancio al sistema di autenticazione. Se io non ho il mio sistema di autenticazione aziendale, io non posso utilizzare quello strumento, deve essere la direzione a dire tu puoi usare quello strumento. Inoltre notate come lo stoccaggio dei dati sia tutto sommato unico, e sia quello che noi utilizziamo, Google Drive. Questo non è uno strumento contenitore e basta, è uno strumento intelligente, è uno strumento che ci consente, anche con fornitori esterni, anche con il tipico consulente che ha bisogno di vedere alcuni documenti, ci consente di granularmente decidere documento per documento, cartella per cartella, quali che sono i permessi che possiamo dare all'esterno. Inoltre ogni client viene sottoposto costantemente, ogni computer, ogni telefono viene costantemente sottoposto a un'analisi di sicurezza. Io so subito se qualcuno mette una password troppo semplice, so subito se qualcuno toglie addirittura il login, oppure posso imporre queste restrizioni su certe categorie di utenti che non devono effettivamente toccarle. Un'altra cosa molto importante è che tutti i dispositivi sono completamente cifrati con quella che viene chiamata full disk encryption, quindi se io perdo il mio dispositivo non ho un particolare carico di rischio nei dati che eventualmente possano esserci dentro. Nonostante i dati siano in cloud, comunque delle tracce del dato restano, no? All'interno dei file temporanei, queste cose qui, quindi anche quelli sono protetti. E strumenti come Google for Work con il suo Work Profile ci consentono di implementare il Bring Your Own Device per i dipendenti che vogliono continuare ad utilizzare il loro dispositivo mobile, possono usare i dati aziendali e viene creata una sorta di enclave all'interno del dispositivo su cui noi manteniamo completamente il controllo. Sul resto del dispositivo, a livello anche di privacy, non ci sono problemi perché questa viene comunque gestita in autonomia dall'utente finale. Alle dimissioni del dipendente, alla perdita di un dispositivo, è tutto molto facile perché in un singolo punto io invalido le credenziali di quell'utente e lui perde l'accesso completo a tutti i dati aziendali, compresi quelli eventualmente nel suo telefono in Bring Your Own Device. Stessa cosa quando io vado a far entrare un dipendente nell'organico, posso tranquillamente spedirgli un computer e la configurazione è pressoché automatica. E non c'è necessità che lui nemmeno una volta venga in sede.
do la parola di nuovo a Daniele dopo questa parlata. Grazie. Hai decisamente fatto un escurso in tutte quelle che sono le nostre peculiarità e quello che è il DNA di Molo. Grazie mille. Allora, vi ringrazio anch'io, perché pensavo che mi arrivasse un po' di mal di testa, invece tutto sommato sei stato assolutamente chiaro e hai fatto capire, secondo me, in modo molto bene, anche personale non tecnico, quale sottoscritto, proprio la logica e il mondo digitale di questi processi aziendali. Faccio una brevissima parentesi, ringrazio Francesco che ve l'ha scritto nella chat, per chi non se ne fosse accorto lo annuncio anch'io, c'è la possibilità di predisporre delle domande da fare poi ai relatori nella parte finale del webinar. Potete o scrivere nella chat pubblica o se no anche in privato al sottoscritto o a Francesco, in modo tale che così poi a termine della prima parte di presentazione riusciamo ad avere un minimo di dibattito e di confronto con i relatori. Ritorno un attimo sul pezzo e ringrazio Daniele, appunto, e Marco che sono intervenuti fino adesso dicendo: allora, bellissimo, noi siamo come Polo un'azienda di servizi e probabilmente non siamo così sofisticati nella gestione digitale di tutti questi processi, però insomma voi ci avete sicuramente da insegnare, perciò no, non ci sentiamo così malmessi, diciamo. Vedo però tra i partecipanti che ci sono tantissime e tante, questo ci fa piacere, aziende manifatturiere che, come dicevo prima, hanno sicuramente una parte intangibile digitale che, io dico, ha senso replicare modelli efficienti. Non è che ogni azienda, perché non fa parte di quel codice Ateco, perché ha un codice Ateco diverso, deve inventarsi un modello distinto. Ciò che è analogo va fatto in modo analogo, purché funzioni e sia efficiente dall'altra parte. Una cosa che però io dico, l'azienda manifatturiera non è solamente office, c'è anche tutta la parte produttiva e il manufacturing, e a cui quindi a questo punto quindi la domanda: ma un'azienda manifatturiera che vuole fare digitalizzazione dei propri processi manifatturieri, cosa e come può farlo? Grazie per la tua domanda. Qui casca proprio a fagiolo una forte interazione che abbiamo avuto a livello di esperienza lavorativa con diversi nostri clienti in questi anni, con i quali abbiamo lavorato proprio fianco a fianco nel portare un po' quello che avete visto, raccontato da Marco, quello che appartiene al nostro DNA, questa grande propensione anche alla mobilità all'interno dei processi manifatturieri. Si parla infatti tutti i giorni di MES, Industria 4.0, si parla di ERP, si parla di IoT, e lavorando fianco a fianco con delle aziende fiore all'occhiello, anche della nostra regione, ma a limitrofe, nel Veneto e quant'altro, siamo riusciti a costruire uno strumento che, devo dire, aver soddisfatto moltissimi. Infatti racconterò anche una case history alquanto interessante che seguirà nelle prossime slide. Questo strumento l'abbiamo battezzato con il nome di TwinForce. TwinForce cos'è? Non è un MES, non è un ERP, ma è un'interfaccia digitale per rendere facili e agevoli quelli che sono le interazioni tra gli operatori che lavorano tutto il giorno nell'azienda manifatturiera, ma anche che lavorano all'esterno, perché abbiamo infatti la possibilità di abilitare anche il lavoro remoto e anche in offline. Questo lo facciamo con che cosa? Con uno strumento che è il tablet, questa app per tablet che funge da client per gli strumenti di cui l'azienda probabilmente è già dotata, quindi un'azienda che ha già l'ERP, un'azienda che ha il MES, è sicuramente in grado di poter portare questo grado di innovazione ulteriore all'interno dei suoi processi e abbracciare tutte quelle che sono le fonti di dati all'interno dell'azienda con uno strumento che li mette in chiaro, li mette su un'interfaccia disponibile a tutti gli operatori e soprattutto profilando le informazioni al fine che l'operatore del magazzino acceda soltanto alle informazioni di suo interesse, e lo può fare in mobilità, lo può fare
con sé, con le sue mani, e lo può fare al suo fianco, senza doversi alzare, andare dall'altra parte del magazzino o raggiungere l'area del centro di lavoro dove c'è anche una postazione PC, che sappiamo tutti avere un'interazione anche alquanto scomoda. Per raccontarvi quali sono le funzionalità di questo strumento e poi anche scendere nel dettaglio di come questo effettivamente possa essere l'elemento smart della catena produttiva, lascio la parola al mio collega Matteo, che è il nostro esperto del mondo mobile, nonché anche responsabile di questo progetto. Prego Matteo. Scusami Daniele che ti interrompo. Aspetto non da poco in questo momento il distanziamento sociale, la distanza anche tra i lavoratori, dove probabilmente avere punti di confluenza perché legati a qualcosa di fisico potrebbe essere un problema, e quindi se ognuno si tiene in tasca e tocca il suo dispositivo, io sono più contento perché di sì. Hai assolutamente ragione, assolutamente ragione. Noi con questo sistema eliminiamo completamente la carta, eliminiamo assembramenti, perché rendiamo le informazioni, che sono il cuore pulsante del processo, direttamente fruibili dallo strumento. Quindi non dobbiamo recarci in reparti diversi per accedere alle informazioni sullo stato di arrivo di un componente da parte di un fornitore. Non devo neanche soprattutto toccare o utilizzare strumenti altrui. Ho il mio tablet personale, lo posso gestire a fianco a me, o anche in mobilità se sono un operatore che deve fare delle manutenzioni. Grazie Daniele, grazie Marco. Allora, vediamo appunto per chi è pensata questa applicazione qui. Abbiamo cercato di pensare questa applicazione per le svariate figure che troviamo in un'azienda, solitamente in un'azienda manifatturiera, a partire da, appunto, dalla parte manageriale, che ha sempre e deve sempre avere sotto controllo quello che è diciamo l'avanzamento, lo stato della propria produzione, quindi con le tempistiche, la considerazione dei tempi, lo stato di avanzamento degli ordini, eccetera eccetera. Quindi come andremo a vedere dopo, ci sono alcune schermate che sono dedicate alla parte manageriale dell'azienda. Per la parte di produzione assolutamente, perché uno dei protagonisti dell'utilizzo di questa applicazione è sicuramente l'operatore in linea, che tramite questa applicazione riesce a gestire e organizzare tutta la sua giornata lavorativa. Per la parte di logistica assolutamente, nel senso che il mio magazziniere può gestire il magazzino, gestire la ricezione merce, la spedizione, tutto tramite l'applicazione. E anche ovviamente ai vari uffici acquisto, ufficio tecnico, perché tramite l'applicazione possono accedere in maniera smart, rapida, veloce, intuitiva alle informazioni di cui hanno bisogno, perché magari sono in mobilità, non sono seduti in quel momento al PC, però hanno necessità di reperire queste informazioni. Quali altre porte mi apre l'adozione di una soluzione come questa? Sicuramente quella delle integrazioni. Noi abbiamo spinto molto su questo aspetto, perché lo strumento tablet offre delle grandi possibilità per quanto riguarda le integrazioni con altri dispositivi. In particolare abbiamo effettuato integrazioni con dispositivi di misurazione, quali possono essere calibri, micrometri, Bluetooth, collegati direttamente con il tablet, che mi permettono di andare a misurare e a portare quindi la misurazione effettuata direttamente all'interno della fase di collaudo, della checklist, del controllo che sto effettuando, senza doverlo digitare manualmente. Abbiamo effettuato integrazioni con lettori barcode, qua abbiamo due esempi, un guanto e un anello, che mi permettono di andare a effettuare la scansione dei barcode all'interno del magazzino in modo pratico, in mobilità, senza dover sempre avere la pistola classica collegata a un computer e quindi dover essere blindato, bloccato su una postazione fissa. E poi certamente abbiamo effettuato delle integrazioni con quelle che sono le macchine all'interno dell'azienda, con i quali possiamo andare a effettuare delle automazioni su, per esempio, l'attivazione delle fasi, la consuntivazione dei tempi, la lavorazione delle varie attività di un ordine di produzione.
Andiamo adesso a vedere un po' più nel dettaglio quali sono queste aree, diciamo, applicative che mi permettono di andare a portare avanti la mia giornata lavorativa. Abbiamo detto che appunto una delle figure di riferimento è quella della produzione. Cosa mi permette di fare un'applicazione come questa? Beh, sicuramente io, operatore in linea, ho la necessità di poter andare a dichiarare le attività che sto realizzando, quindi devo potermi attivare, consuntivare dei tempi, quindi dichiarare che ho iniziato questa attività e dichiarare che ho finito questa attività, quindi dichiarare un tempo, dichiarare una quantità, quindi nel momento in cui io vado a completare un'attività, dichiaro la quantità di pezzi che ho lavorato. E sicuramente uno degli aspetti importanti che ha citato anche Daniele è quello del passaggio delle informazioni. L'operatore in linea solitamente ha bisogno di una serie di informazioni per poter svolgere il suo lavoro, che possono essere disegni tecnici, schemi elettrici, foto del componente che sto realizzando, e tutte queste informazioni vengono messe a disposizione dall'applicazione tramite una schermata dedicata che mi permette di evitare di stampare carta per poter consultare i vari disegni tecnici, ma ho accesso direttamente ai disegni tecnici in formato digitale sul tablet. Abbiamo detto che l'applicazione è pensata anche per la parte manageriale. C'è una sezione dedicata a questa funzione che permette ai responsabili di area, ai responsabili di produzione, di tenere sotto controllo qual è l'attuale stato del proprio avanzamento di produzione. Quindi può controllare l'avanzamento degli ordini, quali ordini sono attualmente in lavorazione, da parte di quali operatori, e sicuramente deve tenere sotto controllo quelli che sono i tempi di lavorazione, perché chiaramente questi non devono poi andare a sforare. L'altra sezione di cui avevamo parlato era la parte di logistica. All'interno della mia azienda, durante la normale giornata lavorativa, ho della merce che arriva, della merce che viene spedita, della merce che viene smistata tra i vari magazzini e gli ordini di produzione, e queste sezioni qua delle applicazioni servono proprio a questo, nel senso che permettono al magazziniere di effettuare con un flusso guidato la ricezione della merce, quindi effettua lo smistamento della merce partendo da un DDT cartaceo e digitalizzando tutto il flusso, e ovviamente anche il DDT alla fine del flusso di ricezione mi permette di andare a effettuare una serie di operazioni, quali sono il controllo dei pezzi che ho ricevuto, per esempio, oppure la dichiarazione di non conformità in fase di validazione di quello della merce ricevuta. Mi permette ovviamente anche di andare a effettuare i vari prelievi che devo fare per poter fornire i materiali necessari alla produzione per svolgere i propri compiti. Quindi ci sono delle schermate dove io, sempre tramite un flusso guidato, vado a effettuare i vari prelievi e vado a preparare il materiale per i miei colleghi. E ovviamente un altro aspetto importante è quello del dettaglio, nel senso che un magazziniere ha necessità, un magazziniere come ovviamente un operaio in linea di produzione, ha necessità di raggiungere alcune informazioni riguardanti, per esempio, gli articoli, come le giacenze, gli ordini in corso, gli ordini in arrivo, eccetera. E quindi abbiamo pensato anche qui di dare una schermata dedicata al dettaglio, appunto, dell'articolo, dove ho tutte queste informazioni di cui ho bisogno raggruppate in un unico punto. Ecco, questa diciamo è un po' l'applicazione che abbiamo pensato e realizzato con l'esperienza che abbiamo effettuato in raccolto in questi anni. Grazie Matteo. Grazie Matteo. Leo, è arrivata una domanda, ma la tengo interessante, che avrei voluto fare anch'io, ma la tengo per la fase finale. Per restare dentro i tempi, in 5 minuti, anche meno, Daniele, una domanda così che viene un po' spontanea, ma per un'azienda manifatturiera che beneficio c'è sostanzialmente nell'adottare questo, che è sostanzialmente un altro tool che fa cosa da collante tra shop floor e ufficio? Cioè, qual è il beneficio che tu vedi o che i tuoi clienti, i vostri clienti vedono?
Ottima domanda. I benefici principali li vediamo in quelli che sono dei KPI che noi abbiamo mappato grazie al lavoro a stretto contatto con i nostri clienti. Abbiamo visto una riduzione veramente importante del margine d'errore, perché gli operatori sono guidati, hanno le informazioni che servono quando servono. La gestione in real time e da remoto delle informazioni permette di avere tutto disponibile e soprattutto di averlo anche se sono in situazioni critiche dove non ho la connessione a internet. Un risparmio della carta, questo ovviamente ha un impatto green su quello che è l'andamento dell'azienda. La comunicazione interna diventa fluida, l'operatore si sente partecipe, che non è cosa da poco, perché l'operatore finalmente può prendere delle decisioni importanti con uno strumento che gli dà tutti i supporti di cui lui ha bisogno. E ovviamente, appunto, funziona offline. Quello che abbiamo visto dare come contributo è che le imprese che scelgono questo tipo di applicazione sono pronte per entrare in quello che è il world class manufacturing, quindi aziende veramente che puntano a un'eccellenza e lo raggiungono con una digitalizzazione della produzione e un'ottimizzazione della logistica, perché di fatto tutto il processo è governabile da uno strumento chiaro. Il punto di interazione dei processi aziendali diventa quindi qualcosa di unico, univoco. Non devo cercare informazioni da diversi strumenti, sono a mio agio su un unico tablet. E ovviamente abilita a veicolare informazioni, a comunicare tra le persone. Di fatto poi, una domanda sorge spontanea, a cui risponderò anche poi, che è il perché del tablet. Ma volevo prima portare una case history a supporto di questa nostra indagine che abbiamo fatto con i clienti che ci hanno scelto. Rapida però, perché sennò poi sforiamo. Rapidissimi. Mirko Basso, una persona che lavora come operation manager in un'azienda di quadristi nel Trevigiano, dice proprio che Twinforce ha portato l'innovazione nei processi produttivi e ha ridotto il margine di errore. Quindi gli elementi che prima ho citato sono effettivamente dati dal feedback dei nostri clienti. Permette di gestire in real time le priorità, cosa molto importante. Io devo rispondere, le aziende oggi devono rispondere velocemente ai cambiamenti del mercato, agli andamenti del mercato. Non possono attendere giorni successivi e che i documenti in azienda e le informazioni fluiscano. No, devo averle subito puntuali, così che l'operatore possa reagire. Molti di voi, magari, tra le domande che stanno arrivando, diranno: ma il tablet si rompe? Marco, sicuramente stanno chiedendo perché un tablet, in sostanza, perché avete scelto questo strumento? Beh, noi disegniamo interfacce che sono disegnate intorno all'uomo. Quando abbiamo deciso di realizzare questo tipo di strumento, abbiamo preso in mano il joystick della PlayStation, quindi siamo messi con in mano un joystick e abbiamo detto: se questo funziona per giocare ai videogiochi, io devo avere un software che permette in fabbrica di avere lo stesso tipo di appealing, deve essere facile da usare. E abbiamo studiato Twinforce per essere prendibile in mano da un tablet e con i miei pollici interagire con tutta l'interfaccia senza dovermi preoccupare di utilizzare altri strumenti come il mouse e la tastiera. Di fatto, questi strumenti qui hanno anche poi la flessibilità di essere facilmente gestibili secondo le politiche introdotte da Marco. Devo rilasciare un aggiornamento? Detto fatto. Devo controllare se gli iPad sono aggiornati? Devo controllare se la batteria è carica? Devo impedire all'utente di fare attività magari non governabili dall'azienda? Impongo delle policy. Ecco che questi strumenti qui, oltre che essere semplici e intuitivi, possono essere quindi connessi, gestibili e rendere l'azienda più efficiente. Grazie. Grazie Daniele, grazie che hai risposto secondo me in modo chiaro e preciso. Sono arrivate delle domande, una da, e proseguirei con questa fase così siamo svizzeri, da Nicola che ci chiede una domanda per Marco Cosatto. Ed è la seguente: si può avere un controllo da parte dell'azienda, documenti o file gestiti ed elaborati dal lavoratore? Nel senso, se il lavoratore fa un uso improprio, l'azienda può avere traccia o si entra nel campo della privacy? Ok, grazie della domanda, perché è anche molto bella dal punto di vista della sottile linea che c'è delle volte tra la privacy e la necessità di controllo. Beh, lo vediamo anche col Covid, in cui ci stiamo facendo molti problemi. Esatto. Se la privacy è più importante della sicurezza pubblica. Infatti.
Secondo me, allora, senza la pretesa di essere un legale che non sono, però in questo caso il confine non è così sottile. Lo strumento aziendale, ci sono anche diverse normative, diverse sentenze in realtà su questa cosa qui, ma lascio queste cose illegali, in realtà è uno strumento aziendale. Lo strumento di proprietà dell'azienda ad uso non promiscuo è comunque uno strumento che va monitorato. Ci sono in alcuni casi anche degli obblighi di monitoraggio. Nello specifico, saltando tutta la parte legale, nello specifico mi viene da dire, rispondervi nel nostro specifico caso, vi rispondo Google Vault, che è una parte di G Suite che mantiene in automatico i log di audit su tutti i movimenti che vengono fatti nei documenti registrati. Questo non va, a mio parere, e penso a parere di tutti, a ledere in qualche maniera la privacy del dipendente, poiché non dovrebbero esserci dati personali all'interno di quelle macchine. La privacy, il GDPR ad esempio, si applica solo a dati personali delle persone fisiche, non delle persone giuridiche, ad esempio. Quindi una ragione sociale non ha quel tipo di problematica. All'interno di Google Vault noi troviamo dei log che appunto ci dicono quello che è successo, e quindi se l'utente ha in qualche maniera estrapolato dei documenti dal sistema Google Drive, noi lo possiamo sapere. È chiaro che quei log sono resi disponibili in modo 17, come dovrebbe essere in ogni azienda, a una cerchia molto ristretta del personale che ha le chiavi fondamentalmente per aprirli, e li consulteranno solo in caso di necessità legale, in cui ci sia un ragionevole dubbio e anche dietro chiaramente richiesta delle autorità, richiesta legittima delle autorità. Poi, se la domanda è come possiamo difenderci da eventuali fughe di dati dal terminale, è chiaro che ciò che va, come dicevo prima, sulla full disk encryption a sul terminale dell'utente, anche solo in visualizzazione, in qualche maniera lascia delle tracce. Posso fotografare lo schermo, posso fare tutta una serie di cose. Posso prendere anche in quel caso, comandando da remoto sempre i nostri dispositivi, e dire prendere delle precauzioni, per cui posso disabilitare l'uso di chiavette USB, posso andare a disabilitare il copia e incolla, per assurdo. Ad esempio il profilo di Google, quello che dicevo sui cellulari, posso dire non mi puoi fare copia e incolla tra un'applicazione che sta dentro e una che sta fuori. Si possono prendere delle precauzioni di questo tipo che preventivamente evitano la fuga del dato, se questa era la domanda. Vale, secondo me, appunto, mettere in atto tutti gli strumenti di buon senso che ci sono per la prevenzione. Dopodiché le punizioni servono per punire chi eventualmente ha fatto il furbo, che sono sempre la minoranza, perciò andare anche a mettere troppi vincoli poi diventa un onere e diventa un bilanciamento, no? Tra l'usabilità anche dello strumento e l'effettiva sicurezza che uno va esattamente a... Forse l'FBI ne ha più di noi e più di voi in alcune parti, e forse per fare gli acquisti, non lo so, della carta igienica magari sono un po' più leggeri anche loro, però vale sicuramente, penso, il buon senso. Sempre sul buon senso c'è un'altra, no, sul buon senso non dico io, ma c'è un'introduzione di Alfredo che scrive: sono convinto che lo scoglio da affrontare non sia quello tecnologico ma quello mentale. Infatti, se lo smart working è una nuova filosofia manageriale, l'attività maggiormente impegnativa è quella di cambiare la mentalità aziendale del board fino ai singoli operatori. Quali leve utilizzare per far capire che lo smart working, per essere efficace ed efficiente, deve essere fondato sulla flessibilità, sulla responsabilizzazione, sui risultati, sull'autonomia e scelta degli spazi e degli orari? Domanda molto acuta. Qui si potrebbe aprire un dibattito di diverse giornate. C'è molta psicologia da applicare. Di fatto la medicina da utilizzare non è una prescrizione medica che possiamo dare. Quello che si può fare, come per tutti i grandi cambiamenti, è quello di fare un pilota. Posso consigliare di far sì che l'imprenditore al quale ci rivolgiamo ci dia ascolto nello sperimentare su un piccolo gruppo il fatto dello smart working. Individuiamo quattro colleghi di un reparto,
gli diamo la possibilità per determinate settimane, perché ci vorranno qualche settimana, di fruire di questa possibilità e monitorare il grado di efficienza raggiunto su base giornaliera da parte di queste persone. Questo imprenditore, secondo me, ne resterà alquanto stupito dal grado di efficienza che ne verrà fuori come, come output risultante. Questo è il consiglio più grande che posso dare. È ovvio che questa cosa qui deve essere calata nelle realtà del territorio, nelle mentalità delle persone che governano questi processi, ma la fiducia ovviamente bisogna guadagnarsela, giusto? Certo. Una domanda che ci ha fatto O. For Project SRL, tanto l'ho fatta pubblica ed è assolutamente anticipa quella che volevo farvi io e quindi vado subito a questa. Ma se non ho compreso male, vabbè, ma correggetemi in caso, inizialmente avete accennato al fatto che la soluzione è interessante anche per le aziende che abbiano già ERP e MS. È possibile avere un chiarimento su questo punto? Non mi è chiaro il vantaggio in caso di produzione già gestita con strumenti di avanzamento digitale, magari portatili, esatto. Smartphone. La domanda che volevo farvi io era proprio questa, ma quindi Twinforce è un MES o è qualcosa di diverso? Andiamo nel dettaglio. Se hai un MES e hai un ERP, sei l'azienda giusta, nel senso che hai già quello che serve per far sì che noi possiamo alimentare lo strumento. Questi dati che sono presenti sul MES e sugli ERP sono fondamentali per far sì che l'operatore possa avere le informazioni su Twinforce. Noi cosa facciamo? Prendiamo i dati, ci colleghiamo alle sorgenti del MES, dell'ERP, li sincronizziamo con un sistema evoluto basato su un database NoSQL e che permette di sincronizzare le informazioni su tutti i tablet in maniera differenziale. Quindi abbiamo un basso impatto sulla banda. Non è un desktop remoto e non è neanche un'applicazione client server pura, è un'applicazione che permette di essere autonoma, quindi a differenza del portatile, del notebook, questi strumenti qui sono pensati per essere mobili. Immaginiamoci le migliori app che abbiamo sul nostro smartphone, noi realizziamo questo tipo di applicativi con questo grado di livello di qualità, quindi quando abbiamo pensato a Twinforce abbiamo pensato di dare in mano alle imprese del mondo manifatturiero uno strumento di classe enterprise con tecnologia enterprise. Quindi si va in cantiere, si usa Twinforce, si attivano le fasi lavorative, si consuntivano i tempi, si prelevano dei pezzi del magazzino e quando c'è disponibilità di connessione a internet lui sincronizza le differenze con la nostra, il nostro data center e il nostro ERP in casa senza dover far nulla. Gestiamo noi i conflitti e tutto quello che è il grattacapo della mancanza di connettività, strumenti di mobilità, interfacce web e via via, lo abbiamo completamente superato. Grazie Daniele. Prima dell'ultima domanda faccio un'ultima parentesi per dire che Francesco e l'Iteli hanno pubblicato sulla chat pubblica il link al quale vi chiediamo gentilmente di rispondere a questo brevissimo questionario sul gradimento del presente webinar, che appunto sarà il primo di una serie. C'è tempo per un'ultima domanda, così stiamo nei tempi. E mi chiedono, la sicurezza dei miei dati è garantita con un'architettura come la vostra? Marco, prego. Eccomi. Allora, la sicurezza dei dati, come dicevo, è un punto che viene gestito accuratamente all'interno di un'architettura simile. Anzi, per molti aspetti, proprio grazie alle funzionalità, da una parte di condivisione molto granulare che ci consentono di decidere esattamente quello che ogni gruppo di utenti, che ogni anche fornitore esterno, come dicevo, che ogni singolo dipendente, noi possiamo granularmente selezionare quello che può fare, se può commentare soltanto un documento, se può solo vederlo. Dall'altra parte cerchiamo in tutte le maniere, e finora ci siamo riusciti, che anche gli applicativi terzi utilizzino durante il nostro processo di selezione andiamo a verificare che i nostri applicativi utilizzino tutti quanti come fonte e destinazione dei dati lo stesso strumento Google Drive.
loro si appoggiano su Google Drive come si appoggerebbero a uno share di rete o in un'architettura classica. Dall'altra parte tutti i terminali da cui accediamo sono costantemente monitorati per eventuali compromissioni, come ad esempio se uno dovesse, come si dice, routare il telefono Android, no? Noi lo sapremo subito che i nostri dati sono esposti effettivamente a un rischio, che qualcuno ha violato il regolamento, nel caso ci riesca, non è detto che ci riesca. E questo, unito alla full disk encryption imposta appunto sempre dall'organizzazione, anche a livello, sia a livello tecnico che a livello di regolamento, ci danno una buona garanzia che tutto sommato noi sappiamo dove i nostri dati si trovano e cosa ne sta venendo fatto, e eventualmente possiamo revocare, come dicevo, gli accessi. Rispetto a un'architettura classica, in realtà per molti versi il dato è più sotto controllo, proprio perché sta in un posto centralizzato, ovunque ci troviamo, nessuno copia in locale i dati, li utilizza direttamente da Drive. Perfetto. Io vi ringrazio, grazie a Daniele, grazie a Marco Cosatto e grazie a Matteo per la loro presentazione, il loro tempo e ai partecipanti per le domande che hanno fatto, e passo la parola a te, Francesco. Sì, ringrazio anch'io tutti i partecipanti e i relatori e te, Marco, per l'ora che ci siamo dedicati per approfondire il tema. Direi che siamo stati bravi, come previsto, abbiamo rispettato alla perfezione i tempi e credo che sia una cosa molto apprezzabile. Ci siamo dati un'ora di tempo e ci siamo dati anche l'obiettivo di organizzare per le prossime 4 settimane altri 4 appuntamenti di questo tipo e di questo tenore, presentando non tanto un'azienda del territorio quanto un tema dedicato soprattutto al mondo manifatturiero e delle soluzioni, delle tecnologie ICT sviluppate qui in regione e dei casi d'uso delle applicazioni e delle messe a terra appunto delle soluzioni che si sviluppano. E nello specifico la settimana prossima parleremo di machine learning per l'industria manifatturiera. E negli appuntamenti successivi parleremo di realtà immersiva, realtà virtuale per le manutenzioni a distanza, di sistemi esecutivi MES e di data analytics, e di algoritmi di intelligenza artificiale per la qualità dei prodotti. Per cui abbiamo cercato di coinvolgere un primo gruppo di imprese per affrontare dei temi, ce ne saranno sicuramente anche altri nel corso dei mesi successivi. È un obiettivo che ci siamo dati come di Tedi e come gruppo di lavoro di IP4 FVG, e spero che possa essere apprezzato da tutti. Vi ringrazio, vi rimando all'appuntamento della settimana prossima, ringrazio nuovamente Daniele a nome di tutto Molo 17 e di tutto il suo staff per essersi dedicati a questo primo appuntamento, e buona serata. Ciao, grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Ciao. Buona serata, grazie. Grazie. Grazie, buona serata.